Ciao Salvatore. Ciao Viola. Allora, oggi volevo chiederti cosa ne pensi su queste persone schizzinose che rifiutano alcuni cibi che magari li fanno anche bene oppure hanno determinate allergie. Cosa ne pensi? Non tanto cosa ne penso io, cosa ne pensano loro? Perché questi strani comportamenti, anche perché io potrei capire che se fossero schizzinosi, come lo sono i bambini dalla nascita che sputano la carne. Nessun bambino riceve la carne volentieri, tranne che la madre non gliela impone, tritandola, frullandola, mischiandola a rome. Cioè impazzisce il sapore della carne e allora i bambini cominciano a prenderla, ma prendono per il gusto degli aromi. E quando tu fai per esempio la pasta con i pesci e senti quel profumo meraviglioso della pasta con i pesci, non sono i pesci che fanno il profumo. I pesci fanno puzza. Il profumo viene dall'aglio, dalla cipolla, dal prezzemolo, dalla carotina frullata e dal pomodoro fresco che tu gli metti. E quindi c'è un sapore, puoi fare pure la pasta con i pesci di nascosta ai pesci, senza pesce. Quello che faceva mia nonna, a mio zio, che erano poverissimi, e quando mio zio veniva dal lavoro, aveva fame, gli faceva due piattoni di pasta con i pesci e metteva due piatti uno sopra l'altro dicendogli che lì c'erano i pesci. Quindi, figlio mio, prima mangiate la pasta, poi per ultimo i pesci. Mangiando il primo piatto si mangiava il secondo, dopo il secondo diceva mamma, dice, quasi quasi i pesci non li mangio più, dice, sono pieno. Dice, beh, dice, qualcuno lo puoi anche assaggiare. No, mamma, ma assaggialo qualcuno. Dici, ma perché lo dici tu? Alza il piatto e non c'era niente. Dici, ma non c'è niente perché non abbiamo soldi per comprarlo. Ora, tutta quella gioia del mangiare la pasta con i pesci erano i sapori che c'erano, perché il pesce in se stesso puzza. Ora, il discorso va oltre ogni immaginazione, perché il problema di queste alterazioni psichiche, perché sono alterazioni psichiche, sono dovute a un certo, fino a un certo punto, dalla pancia piena di sporcizie, di putrefazione e di tante altre cose. Perché l'uomo non dovrebbe rifiutare le verdure, di qualsiasi tipo esse siano. Per esempio, c'è chi rifiuta i pomodori, c'è chi rifiuta i peperoni, c'è chi rifiuta le melanzane. Le patate e tante altre cose che per anni e centinaia e migliaia di anni la povera gente si è nutrita di queste cose. Non aveva altro che mangiare perché erano il cibo dei poveri. E allora cosa succede in realtà? Che un corpo che assimila tutte queste sporcizie come caramelle, biscottini, queste del Mulino Bianco, tutte queste stronzate varie, i bambini che sono coercite dalle madri quando mangiano, Le patatine. le patatine che non sono patatine, sono cose di plastica fatte chimicamente che poi vengono fritte, Bevande gassate. tutte bevande gassate, tutte queste cose non fanno altro che alterare la flora batterica e alterano proprio il palato, il senso del palato. Quindi quando noi mettiamo qualcosa di strano che il palato lo rifiuta, lo buttiamo e non lo vogliamo più, perché mentalmente ricordiamo il sapore e l'odore di quella cosa. Cioè, ma sono delle alterazioni strane. Per esempio, c'era un ragazzo del mio vecchio studio di Fratellanza Cosmica, un bravissimo ragazzo che ora credo sia diventato architetto, che a sua madre gli diceva, mammina,
sbucciami la pesca perché a me fa la buccia fa venire la pelle d'oca. Cioè, non riusciva a sbucciare la pesca perché gli veniva la pelle d'oca. È assurdo, è un fattore psicologico. Io la pesca la mangio con tutta la buccia, perché la vera sostanza è nella buccia, come mangio il fico con la buccia. Alcuni glielo tolgono, ma poi quando se lo mangiano secco, se lo mangiano sporco e solo la buccia. Dove sta l'ignoranza umana, la mente lineare? Che quando è fresco tolgono la parte carnosa, la parte dove c'è la vera sostanza e si mangiano il fiore dentro. Quando poi è secco, quel fiore non c'è più, c'è solo la buccia secca, sporca piena di cacatine di mosca e di altre cose, dove la mettono e con quale mani sporche le toccano. Allora noi non facciamo altro che mangiarle in quelle condizioni. Se tu glielo fai capire, loro... ti rimproverano. Ora sono dei rimproveri assurdi. Queste cose sono capitate tantissime volte per tanti ragazzi. Nell'arco dei miei 45 anni ne ho viste di queste cose. Persone che venivano da me, per esempio, e mi dicevano: sì, io farò quello che dici tu, io così, ma di questa cosa me la deve privare perché mi fa venire male, mi fa venire l'orticaria, mi fa venire il prurito, io non mangio cipolla, non mangio aglio. Vabbè, come dici tu. Poco fa raccontavo qua ai ragazzi di una certa Valentina che aveva una fistola anale, di questo ne ho parlato in altri video. Beh, la bambina ha fatto un digiuno di 8 giorni, ha risolto i suoi problemi della fistola e quando poi mi ha chiesto di mangiare, gliel'ho preparato io, la lattuga, l'insalata, diciamo così. C'è certuni che la sola foglietta di lattuga la chiamano insalata. La parola insalata è in sale, insalata, c'è diverse componenti di ortaggi, di verdure, con un po' di sale e un'insalata. Abbiamo pure questo modo barbaro di sbagliare, la fogliolina della lattuga la chiamiamo insalata. Non è insalata, è lattuga. Cioè, tante cose sono sbagliate e noi non facciamo altro che continuare negli errori e perpetrarle ai nostri figli, ai nostri nipoti e tutto quanto. Cioè, gli stronzi diventano sempre più stronzi e continuano a dare stronzate ai propri, diciamo così, erede. E così l'umanità si riempie di stronzate e credono che quel tipo di pomodoro, quel tipo di peperone gli fa male. Ebbene, questa bambina, quando io gli ho fatto quel tipo di insalata, così gli ho messo molta cipolla e dell'aglio citato. La bambina l'ha mangiata tutta, era digiuno da 8 giorni. E chiunque fa il digiuno terapeutico e ristruttura tutto il suo corpo fisico, quando nel tempo comincerà a mangiare, non avrà tutti quei problemi di una volta. Anzi, quel cibo che mangiava una volta lo rifiuta. Tranne se poi nell'ambito familiare non gli viene imposto. Ma se si distacca dall'ambito familiare, continua quel tipo di programma, di terapia che ha fatto, rifiuterà qualsiasi tipo di cibo finché entrerà nel nostro DNA e noi avremo una nuova vita, una nuova nascita e saremo vegani dalla nascita. Allora sì che si può dire io sono vegano. Ma non tutti coloro che dicono io da 5 anni vegano. Ma da 5 anni pieno di merda e la merda è rimasta dentro. I vermi sono dentro, anche se sei vegano non escono. Il muco stagnante è, stagnante rimane. Il puzzo dentro ce l'hai e rimane. Le malattie dentro ce l'hai e rimangono. È questo che non vogliono capire. Ora io vorrei dire 2 paroline. Prima Viola. Viola, dimmi una cosa.
tu facevi un'alimentazione normale. Sì. Mi vuoi dire cosa mangiavi tanti anni fa? Boh, mangiavo carne, pesce. Ultimamente, da quando mi sono spostata in Sardegna, pesce. Molta verdura, ma verdura cotta anche, più che altro, perché in Polonia si mangia molta verdura cotta. Ora da quanti giorni sei a digiuno terapeutico? 220-230. Comunque... Hai perso il conto? Sì, sì, ho perso. Adesso sei ritornata qua da me? Sì. È un periodo che sei qua e ti sto preparando delle pappine come quando una madre... dalla pappina al proprio neonato dopo lo svezzamento. Sì, infatti mi sento come una bambina che viene svezzata. E queste cremine che io ti faccio di diversi ortaggi, o non tanto altro di ortaggi, ma quanto di miglio, di farro. Sì. E di ortaggi come per brodo, esempio broccolo, il carciofo, sì, la cipolla, aglio, specialmente l'aglio, sì, pomodoro, esattamente, come li trovi? No, sono buonissimi, sono un'esplosione di gusto. Proprio. Sono densi o sono... Sono crema, è cibo di transito comunque, vero? Sì, soltanto un pochettino la sera quando fa freddo per riscaldarti. Mm. Ma durante il giorno cosa prende? Sto facendo, diciamo, digiuno terapeutico, quindi prendo varie tisane, brodi, un bicchiere o due di succo. Anzi, mi hai introdotto lo yogurt per la frolla batterica, perché ho iniziato a mangiare, e quindi questa è un'altra esplosione. Sembra un gelato, no? Lo yogurt di Salvatore è buonissimo. Lo prendo qua a casa. Fatto a casa, veramente. Eh sì, bene. Anche l'aceto lattico per la frolla batterica, sì, per le proteine, sì, per il calcio. Sì. Per tutte le altre sostanze, per rigenerare la flora batterica e anche l'acido cloridrico. Mi sento mangiare. Mi sento realmente rinascere. Sì. Vero e proprio senso di questa infatti, parola. È una rinascita, nuova vita, sì, che se tu la continuerai masticando e mangiando in crudo vegano, sì, allora sì che puoi dire: sono rinata a nuova vita, sì, non mi ammalerò più, non vedrò medici o medicina. Anche perché sento rifiuto totale verso la carne, pesce, cose confezionate, non so, sento rifiuto totale verso le cose tipo biscotti, le cose così, confezionate nel, non lo so. Certamente, va bene Viola. Quello che mangiavo prima. Stasera è una cosa strana, la dannazione. Vabbè, non ha importanza, l'importante è l'informazione che uno mi ha dato. Tu per esempio, Katia, che ne pensi dell'alimentazione che facevi prima e di quella che stai facendo adesso? C'è differenza o è... Un abisso. Com'è? Un abisso. Assolutamente un abisso. Fatto stesso che ieri abbiamo mangiato le arance in quella maniera, cioè succhiando solamente il succo, è come riscoprire un gusto che c'è sempre stato, ma non l'ho mai avvertito. È proprio scoprire un gusto nuovo, come se avessi fatto tu, era un frizzantino, era particolare, era squisito. E io sono da pochi giorni da digiuno, però era un gusto nuovo. Che io mai avrei pensato di poterlo avvertire in questa maniera. Sarà che veramente facendo il digiuno terapeutico si annientano completamente il gusto alle papille, e quindi ho dato ieri un gusto nuovo all'arancia. Certo, il gusto che ha sempre avuto e prima non sentiva. Esattamente, esattamente. Perché le papille erano alterate. È la stessa cosa di quando ho fatto il succo di kaki. È una crema, è un semifreddo, è un qualcosa... ma poi denso, buono,
È così. E tu? Ma per me è proprio scoprire quello che cercavo, perché per me è sempre stato importante sentire il gusto, poco. E ogni cosa è sempre più percettibile, non so se dico la parola giusta. Sì. Ecco, anche i brodi, che sono soltanto, diciamo, quello che rimane della verdura, hanno tutti i gusti ed è sempre diverso poi, quindi mi arricchisce questa alimentazione così varia e non sento assolutamente fame, proprio mi sento appagata. Esattamente. Cioè uno non pensa più a quelle cose che mangiava no. prima, se pensarle adesso, diciamo così, li cancellerebbe dalla propria memoria, dire ma che cosa stavo mangiando, dove mi ero messa a mangiare, cosa mi avevano dato fin dall'infanzia. Sì. E così penso che sia pure per te. Per me il percorso è un po' diverso perché già avevo un'alimentazione più sana, quindi non ho malinconia, nostalgia di cose che fanno male, però più di 60 giorni di digiuno, anche il solo fatto di non masticare quell'insalata, la pasta e fagioli, la mancanza è di queste cose, però vengono colmate da quello che prendiamo, perché quel poco che si prende ti dà un senso di appagamento tale che il piacere che provi, dici ma basta solo questo per stare bene, e già sei tranquillo così. Sì, basta niente per stare bene. Sono poche informazioni, perché vedi, quando una mucca o un uomo mangia una quantità molto ampia di cibo, c'è l'informazione dentro, non è che prima l'aceto cloridrico lo deve trasformare in chimo e poi portare dentro affinché i villi possano assorbire le informazioni. Ma i villi hanno un programma di informazione. Non è che hai tu mille delle stesse informazioni e te le assorbe tutte mille, perché sa che anche se sono vitamine di una certa, diciamo così, verdura cruda, non l'accetta. Accetta soltanto un tot di informazione, le altre stesse informazioni non le prende più, perché sa che una dose massiccia di vitamine ti può portare ad alterazione del corpo fisico. La nostra struttura, il nostro sistema immunitario ha una mente che ci controlla, siamo noi che siamo incontrollabili e mettiamo tutte le sporcizie dentro di qualsiasi tipo, specialmente quando andiamo nel ristorante, quando andiamo nelle pizzerie, quando andiamo nei matrimoni. Quindi qual è il vero problema? Il vero problema è cercare di dare le informazioni giuste al nostro sistema immunitario, perché tutte le altre cose poi vengono defecate, e se sono talmente tante vengono costipate dentro e cominciano le putrefazioni. Il problema sarà infatti poi fuori a far capire agli altri, quando ti dicono mangia, 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 anche se sono cose che fanno bene, che si devono stare al loro posto, perché vogliono importi di mangiare oltre misura, perché pensano che sei magro e devi prendere peso. Vedi, sente, il problema non sta in questo, quello che dici tu. Se io qua vi sto insegnando come alimentarvi, come curarvi, vi sto dando un programma di vita, se voi l'accettate, questo programma di vita a livello fisico, ma anche a livello psichico, voi acquisterete la vostra autostima, voi acquisterete la vostra spietatezza amorevole. Io sono una persona semplice, non ho, forse una volta con la mia struttura fisica, quando mi stavano vicini avevano timor panico, che se mi avessero contraddetto li avrebbero prese, e ciò non era vero, era la loro mente che, ma anche in queste condizioni che da anni ho subito tutte queste cose e la mia vita l'ho passata più che altro
sui 48 kg e 43 kg, pur essendo 1,72 m, e stavo benissimo, non c'è stata nessuna persona che mi ha ostacolato nel fare quello che volevo. Non mi ha mai detto, o non mi ha mai detto, per esempio, mangia questo, mangia quello, mangia quell'altro. Non hanno mai osato dirmi quello che dovevo fare io, perché già mentalmente io li proiettavo mentalmente ciò che io sono. Io faccio quello che io voglio, non quello che voi dite che io debba fare. E nessuno, solo mio fratello, mi dice così, 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 così. E io lo mando a Fangolandia direttamente. Gli altri no, non si permettono e non lo dicono. Quindi tu acquisti una certa forza interiore quando tu raggiungi un certo livello di alimentazione giusta, che cominci ad avere un programma nuovo di vita, quindi una nuova nascita, quindi una nuova autostima, perché prima non ce l'avevi, adesso ce l'hai, e una spietatezza abbastanza avanzata. Allora nessuno ti darà più niente, perché la tua sola presenza, come è successo a tanti altri, si stanno zitte, come è successo a Marinella Marini, che prima la sfottevano tutti, quando l'hanno vista trasformata strutturalmente e mentalmente, si sono tutti zittiti, pure suo figlio, il suo ex marito, i suoi colleghi di lavoro che prima la sfottevano, non hanno avuto più il coraggio di guardarla in faccia, abbassavano gli occhi, perché io gli dicevo guardale nella radice degli occhi, abbasseranno gli occhi. Sì. Quindi è semplicissimo. Continuate questo stato di cose, quando vi rimetterete a mangiare anche le cose che verdure che per voi sembravano così, non vi faranno più né caldo né freddo, perché tutto è cambiato dentro di voi. È come una nuova rinascita, una pulitura completa di tutte queste stupidaggini che il cervello chiamava allergie, o chiamava che questo mi fa male, o quello, oppure la pesca mi fa venire l'orticaria, cioè la buccia della pesca fa venire l'orticaria. Ma stiamo scherzando? Dimmi. Ma chi ci fa venire queste fissazioni? Sono i nostri genitori, cioè fin dalla nascita. Ma è tutto il contesto familiare, diciamo così, è il contesto da dove loro vivono. Infatti, abitudini. Tutte le loro abitudini sono sempre quelle, come ti dicevo, di bocca in bocca, di parola in parola, la stronzata va avanti. Infatti, che dicono magari buccia di pomodoro fa male allo stomaco perché poi ti rimane, oppure di peperone. Beh, un giorno ti posso dire questo. Un mio amico si lamentava dell'anguria, cioè il melone rosso, che è bellissimo nel periodo di luglio e di agosto, che è qualcosa di meraviglioso, tu bevi, non mangi, perché diventa acqua in bocca, bevi solo questo, puoi stare 2 mesi senza bere, solo mangiare melone, senza mangiare altre cose. Io l'ho fatto e facevo pure sollevamento peso, perciò figurate. Al che cosa succede? Che questo tizio si lamentava di avere un grossissimo mal di pancia, che si era piegato in due, il fegato gli faceva male, perché dopo il pranzo aveva mangiato una fetta di melone. Al che io gli disse, davvero, può anche darsi che tu abbia ragione, ma cortesemente mi vuoi dire, prima di mangiarti la fetta di melone, cosa avevi mangiato? Quasi un porco intero si era mangiato, e quindi tutte le cose che si era mangiato alla festa, dove era andato, dagli antipasti, al primo, al secondo, al terzo, perché era primo di pasta, primo del riso, altro primo di altre cose, secondi, terzi, quarti, quindi liquori, liquoretti, quello e quell'altro, all'ultimo, alla fine, si è mangiata una fetta di melone. A questo punto è crollato. Al che io gli disse, mi fai una cortesia a me? Domani sicuramente tu starai male, non mangerai per tutto il giorno. Quando ti sentirai da mangiare, mangiati un melone intero.
dice che te lo compro io, gli ho comprato un melone, piccolo, ma un melone intero, mangiate solo questo. Dice, mi vuoi molto? Cioè, se tu mangialo, e se vuoi ci sarò pure io accanto a te, che nel caso ti aiuterò. Se l'hai mangiato tutto, non ha avuto niente, perché era vuoto dentro. E non c'era più niente, l'aveva cacato, quello che c'era. Dopo due giorni aveva buttato tutta quella merda. E questo è il problema. La frutta si mangia da sola, non si mangia dopo il pasto, perché prima avviene, diciamo così, la trasformazione delle proteine con acidi molto potente. Gli acidi alcalini che devono fare niente, devono sciogliere l'acqua dell'anguria per portarla negli intestini. Se rimane in attesa per ore e ore e ore, perché ci vogliono 7 ore per trasformare un porco, 8 ore, 9 ore di acido clorigeno, se è forte, perché se è anacquato tutta la notte avranno acidità, butteranno veleni, altre cose, vomiteranno. Quindi il melone che sta in attesa per essere trasformato là dentro va in decomposizione con l'enorme calore e quindi diventa acido. Tra l'acido e l'acido, alleluia, questo è così. Ok. Grazie Salvatore.